Tumore alla vescica e ne vogliamo parlare con la dottoressa Saba Corrami, responsabile del gruppo uro-oncologico dell'ospedale San Donato di Arezzo, e do il benvenuto anche al dottor Filippo Annino, direttore dell'unità operativa di urologia e robotica appunto dell'ospedale San Donato di Arezzo, che fanno poi parte dello staff del dottor Michele D'Angeli, che è il direttore dell'unità operativa di urologia. Sempre ospedale San Donato di Arezzo. Allora, partiamo subito con la dottoressa Corrami. Tumore alla vescica, è in aumento, cioè come stanno andando le cose in questo tempo? Allora, diciamo che il tumore della vescica, si parla di tumore quando c'è una trasformazione in senso maligno delle cellule che rivestono la superficie vescicale. È più frequente negli uomini rispetto alle donne. Ecco, già un'incidenza. Esatto, e purtroppo il fattore di rischio principale è il fumo di sigaretta. Questo probabilmente ci fa anche capire perché più gli uomini delle donne. Perché anche se sta cambiando questa rotta. Stanno cambiando le cose, infatti anche noi stiamo vedendo l'insorgenza sempre più sia nei giovani sia nelle donne. Certo. Detto questo, voglio dire, quali sono i sintomi primari che si hanno? Allora, normalmente i pazienti si rivolgono all'urologo perché vedono sangue nelle urine, ecco, quella che noi chiamiamo ematuria. Per fortuna il sangue nelle urine non è sempre sintomo di tumore alla vescica, però sicuramente è un segno che va indagato. Un campanello di allarme, esatto. Certo. Altri sintomi che possono far riferimento al tumore possono essere la frequenza ad andare in bagno, il dolore a urinare, tutto ciò che notiamo come cambiamento, certo, deve essere riferito al medico. Cioè, se uno va in bagno spesso, cioè se è andato tutta la vita, insomma, non lo prendete come campanello d'allarme. No, certo, è quando, certo, cambiano queste, diciamo, queste abitudini, certo, quotidiane, che comincia uno più ad andare in bagno. Ecco. Esatto. Poi basta una semplice visita urologica, l'urologo normalmente fa un'ecografia dell'addome. Quindi sempre una semplice, esatto, ecografia. Nessun esame intanto di tipo invasivo. Certo. L'ecografia spesso può far vedere delle lesioni aggettanti che non dovrebbero essere presenti. Perfetto. Dopo l'ecografia, altri esami che possono essere richiesti, uno è molto semplice, che è il citologico urinario, ovvero urinare in 3 giorni diversi raccogliendo dei campioni, che ci fa vedere quali sono, se sono presenti delle cellule di sfaldamento atipiche all'interno delle urine. Se questi esami non sono diagnostici, quindi non ci danno ancora la presenza del tumore e quindi rimaniamo però nel sospetto, certo, si fanno degli esami un po' più complessi, come ad esempio la cistoscopia, ovvero entrare in vescica con una telecamera in anestesia locale, certo, quindi è una procedura, diciamo, ambulatoriale, e vedere a questo punto proprio in modo più ravvicinato, visivo, insomma, esatto, ecco, proprio, se sono presenti delle aree anomale oppure delle vere e proprie lesioni. Certo. Un altro esame di tipo non invasivo è la TAC, che viene richiesta oltre che per vedere la situazione vescicale anche per vedere la situazione generale dell'addome, quindi, certo, i reni, gli ureteri e tutti gli altri organi. Tutti gli organi, insomma, che sono attorno, esatto, alla vescica. Poi una volta trovato, diciamo, qualcosa di sospetto, si va in sala operatoria, si fa un intervento di tipo endoscopico, quindi senza tagli, si passa dalle vie naturali in anestesia generale o in anestesia spinale, si guarda e si toglie in pratica con un resettore la lesione, certo, sospetta, che viene mandata ad analizzare. E da lì si capisce di cosa stiamo parlando, certo, quindi se è un tumore maligno, se è un alto grado, se è un basso grado, se è infiltrante o se è superficiale, e si decide qual è il trattamento migliore. Certo. Ora, nel nostro ospedale esiste un gruppo multidisciplinare, per l'appunto, in cui sono presente io come urologo, ma sono presenti gli oncologi e i radioterapisti che ci aiutano nel decidere come proseguire il percorso migliore per il paziente, perché poi ogni paziente andrà personalizzato in base, esatto, alla problematica, giustamente, che si presenta. Esatto. Posso andare dal dottor Annino? Allora, dottore, lei come direttore dell'unità operativa urologia robotica, quindi viene da pensare che gli interventi per la maggior parte vengono fatti con la metodologia del robot. Sì, assolutamente. Ad oggi nel nostro ospedale potrei dire il 100% degli interventi
di chirurgia maggiore addominale vengono fatte. E questo fatte il dottor De Angelis in tempi robotica. Non sospetti, insomma. Beh, ormai sono 13 anni che facciamo la robotica ad Arezzo, siamo stati sicuramente pionieri in questa metodica. Tanto pionieri che fate tanta ricerca anche, perché è importante far capire che all'interno, voglio dire, di un gruppo multidisciplinare, no? C'è anche tanta ricerca per far sì che poi gli interventi riescano al meglio. Sicuramente. Noi, avendo iniziato a fare la cistectomia, quindi l'asportazione della vescica e la ricostruzione della vescica, perché quando si toglie la vescica poi va ricostruita in qualche modo, viene ricostruita con una parte di intestino, siamo stati tra i primi in Italia a fare la ricostruzione completamente intracorporea, si dice, cioè senza aprire la pancia con un taglio chirurgico, ma con l'aiuto della robotica. Cioè capite la differenza, eh? Quindi insomma abbiamo pubblicato recentemente sulla rivista europea quella che è la casistica e i risultati funzionali di queste neovesciche che vengono ricostruite e stiamo sviluppando dei progetti di ricerca insieme anche ai nostri specializzanti, ai nostri ragazzi. Sì, ci sono delle foto che vorremmo mandare, no? Perché è anche un gruppo che lo vediamo sorridere, lo vediamo lavorare, perché deve essere anche questo, no? Certo. Non si può soltanto avere le facce grevi, cioè, no. Si lavora tante ore al giorno e quindi è bene che nel proprio lavoro ci sia... Perché entusiasmo. Poi voi fate formazione anche per dottori che arrivano da altre aree della nostra Italia. Sì, stiamo facendo formazione sulla ricostruzione robotica della vescica ai colleghi, per esempio, dell'Università di Modena, da quale io poi provengo dal punto di vista della formazione specialistica, ai colleghi di Napoli, ai colleghi di Pesaro, di Ancona, dell'Humanitas di Bergamo, insomma sono diversi anni che i colleghi di Parma che vengono da noi a vedere la tecnica, poi dopo noi andiamo ad aiutarli per i primi casi, per i primi interventi, affinché loro possano avere dei risultati validi sui loro pazienti anche fin dall'inizio dell'esperienza, per non avere dei risultati subottimali già nei primi casi che si eseguono. È bene dire queste cose perché all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, reparto di urologia, insomma, si fa questo. E quindi no, lo sa perché è importante dirlo, che si fa ricerca, che si fa anche formazione per altri ospedali, perché io dico sempre, a volte si fanno i viaggi della speranza, no? Sì. Mentre invece abbiamo in casa nostra delle eccellenze, in questo caso stiamo parlando appunto del reparto di urologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, l'ho detto io, non l'ho detto voi e quindi va benissimo, e questa è l'informazione importante, perché lo dico sempre, fare bene l'intervento io dai medici me lo aspetto, no? Però la ricerca, il fatto della formazione sono cose che rimangono tra le quattro mura poi dell'ospedale, no? Dico sì, male? Sì, 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 ecco. Diciamo che è fondamentale anche perché lo sviluppo e il perfezionamento di queste tecniche che sono complesse, che sono importanti, ma ragazzi, ma una persona che voglio dire un tumore alla vescica, voglio dire, una volta si metteva il sacchettino quando io ero piccola, mi ricordo, sì, adesso sì, certo. Si ricostruisce una vescica e si rende una persona autosufficiente anche nella società, perché voglio dire, poi le casistiche di età quali sono, dottori? Allora, il tumore insorge principalmente, come ho detto, negli uomini al di sopra dei 60 anni, poi in base all'età del paziente, alle comorbidità e al tipo di tumore si decide anche qual è l'intervento più indicato, perché non tutti i pazienti possono avere una neovescica, perché il recupero da una neovescica non è così immediato. La nuova vescica è ricostruita con l'intestino, non è una struttura muscolare, quindi non ha la capacità di contrarsi. Certo, brava. Di fare questo movimento. Ecco, quindi la persona anziana, magari di 80 anni, impiegherebbe molto tempo per recuperare la continenza e la capacità di urinare con questa nuova vescica. Certo. Per cui è quasi più immediato il sacchetto, perché la gestione è molto più semplice sia per il paziente che quindi per i parenti. Quindi è in base all'età, dottore? Esatto, all'età, alle condizioni del paziente e alle preferenze del paziente, perché però al chiaramente bisogna capire che la vescica che noi ricostruiamo non è la stessa vescica naturale che abbiamo dalla nascita. Però una domanda che mi sorge spontanea, esiste poi un'educazione a questa nuova vescica che viene fatta al paziente? Assolutamente. Perché se uno dice la faccio così vuol dire che c'è anche la possibilità poi di ritornare quasi al 100% normali? Sì, e con una chiaramente una differenza nel
nella gestione delle proprie abitudini, perché chiaramente bisogna imparare a comprendere qual è lo stimolo dato dalla vescica nuova intestinale e come fare a svuotarla, perché è differente in anatomia rispetto certo, a quella che è l'anatomia, perché giustamente come diceva la dottoressa Corrami non è un muscolo fisiologico nel senso naturale con il quale si nasce, ma è un qualcosa di ricostruito. Esatto. Ok, bene, no, è bene far capire a chi ci segue che, insomma, ribadisco, all'interno dell'ospedale San Donato d'Arezzo, e stiamo parlando del reparto di urologia, ci sono delle eccellenze che vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori. Quindi ringrazio, ve li ripresento, la dottoressa Saba Corrami, responsabile del gruppo uro-oncologico, il dottor Filippo Annino, direttore dell'unità operativa urologia robotica, il tutto stiamo parlando dell'ospedale San Donato di Arezzo, e mandiamo un saluto anche al direttore dell'unità operativa di urologia, il dottor Michele De Angelis.